Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta cuor di mele. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono, per la frolla, farina di tipo 00, zucchero, burro, lievito, uovo, vanillina e la scorza di limone. Per il cuor di mela, zucchero, mele, succo di limone e cannella. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la frolla. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di limone. E lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro l'uovo la farina la vanillina e il lievito ed azioniamo il bimby per 50 secondi a velocità 5. Formiamo un panetto, avvolgerlo nella pellicola trasparente e riporre in frigo per un'ora. Abbiamo lavato e asciugato bene il boccale, adesso prepariamo il cuor di mela. Mettiamo nel boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo le mele. Il succo di limone. E facciamo cuocere per 8 minuti, 80 gradi, velocità 4. Aggiungiamo la cannella e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4. Trasferiamo in una ciotola e lasciamo raffreddare. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la frolla dal frigo, adesso la taglieremo in due. La stenderemo tra due fogli di carta da forno. Trasferiamolo in uno stampo del diametro di 20 cm ben imburrato e infarinato. Rifiniamo bene i bordi. Bucherelliamo il fondo con i rebbi di una forchetta. Mettiamo il cuor di mela. Livelliamo bene. Mettiamo momentaneamente da parte, riprendiamo l'altra frolla e stendiamola tra due fogli di carta da forno. Posizioniamo la frolla sopra il cuor di mele.
Chiudiamo bene i bordi. Con una lama effettuiamo dei tagli sulla superficie. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20-25 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta cuor di mele. Grazie e alla prossima ricetta!